Ehi la ciurma, io sono Alzatessa e ben ritrovati in questo nuovissimo episodio di Spore Galactic Adventures in italiano, eh. Non dimentichiamocelo che è Ita, nel senso che siamo italiani e parliamo in italiano. E questo potrebbe essere un episodio, se non risolutivo, buono. Buono, nel senso che adesso il fatto di avere un buco nero che ci fa apparire proprio all'interno del territorio dei Grox e non molto lontano dal centro della galassia è una discreta conquista. Ora, il problema è che riusciamo a passare. Ecco, sì. Ero già tutto contento. Com'è possibile che non riusciamo ad andare da nessuna parte? Allora, là. Ok. Io ho ancora la nave distrutta dall'altra volta, tra l'altro, però. Infatti. Però no, può esserci una possibilità, eh. Ah no, mi ha fatto spawnare in quest'ultimo. Perché mi ha fatto spawnare qua? Ma no, perché mi ha fatto spawnare qua? Porca miseria, cosa l'ho fatta fare la colonia là allora? Volevo evitarmi appunto questi problemi. Cribio! Basta spararmi addosso, già devo capire che strada devo fare, non mi ricordo più che strada avevo fatto l'altra volta, nello scorso episodio, è passato un episodio di mezzo. Forse devo scendere giù sotto, non mi ricordo più dove ero andato, porca miseria! Qua, qui ero sceso sotto, forse, sì, qua. Qua, non lo so. Qua. Forse non ero passato di qua l'altra volta, però. Vai, 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 vai. Voglio almeno arrivare al buco nero dell'altra volta. Scusate, no, forse devo passare di qua. Sì. No, non è questo il buco nero. Dove sono andati? Dove sono andato? No, ma che cazzo. E adesso riappaio di nuovo da quell'altro posto del manga. Porca pupazza. Beh, intanto salviamo perché la scorsa episodio mi sono dimenticato di salvare. Ok. Mi stanno attaccando pure un pianeta, boffo. Non so neanche che pianeta sia. Sì, sarà uno di quelli che mi servono. Sì, questo mi stanno attaccando. Dove sono? Sì, chiudi sta trasmissione, porca paletta. Cosa ho qua? Mega laser, dove sono? Scusate se non sto tanto commentando, ma la situazione è un po' tesa. Adesso dovrebbe essere più calma, ma
Oh, io non ero abituato a sti ritmi qua. Sembra che il mio laser abbia un range maggiore dei loro laser. Ma hanno lasciato il pianeta buffo, li ho sfasciati praticamente. Però guardate, al pelo ce l'ho fatta, eh. Al pelo ce l'ho fatta, ho 76 di vita, adesso appena mi sposto di qua muoio. Appena mi sposto di qua muoio. Ma mi si è... Che cazzo... Vai. Ragazzi, tanta pazienza. Allora, io non ho capito perché non mi riparte da quella base là. Forse non è un pianeta T3, forse non ho una base spawn. Non lo so che cosa dirvi, cioè. Boh, me la conta come una colonia secondaria di poca importanza. Si vede che va. Oh, dove stai andando? Vai qui. Dove devi andare? Vai, vai qua. Non so che messaggio mi è arrivato, ma. I ladri stanno saccheggiando la mia spezia. Non me ne frega un Kaiser della mia spezia. Voglio salvare la pelle. Di a pelle di pelle di pelle di pollo. Allora, là sotto, qua sotto. Dove sto andando? No, ho sbagliato tutto. Dove devo andare? Non ci sto capendo un palazzo di niente. E se voi la smetteste di spararmi addosso, porca d'una miseria. Beh, era bella il copper. Allora, fatemi ragionare. Porca pupazza. Dove ci arrivo con... Ok, diamo, 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 diamo. Diamocene via. Se non altro andiamo a riparare la nave. No, non lo voglio questo. Nascondimelo. Vabbè. Sul pianeta Carlo sono esausti, ma non so cosa dirti. Non posso stabilire una base qua, tipo, che vogliono bene, no? Ciao! Allora, facciamo che riparare? Facciamo del commercio? No. Ma anche no. Missioni? No, niente. Però credo che non ce la tenga comunque come... Perché è un T1, forse per quello. Facciamo un T3 tanto. Che ce ne frega a noi, no, di fare un T3? Tanto l'energia ce l'abbiamo perché possiamo comprarla. Allora, facciamo dei seminanuvole calde, facciamo come con tutti gli altri sistemi che abbiamo reso T3, no? Non dobbiamo mettere delle altre colonie, non dobbiamo farlo diventare per forza immenso, però... Vai, noi ci prepariamo qua a piazzare una pianta piccola. Se si muovesse... mi spiace Mozus Kings. Ok, pianta piccola. Prendi la pianta piccola. Pianta media. E pianta grande. Se mi sto riempiendo la stiva qua così. Allora, poi ho bisogno di erbivoro. Non onnivoro, non onnivoro, erbivoro. E onnivoro. Ah no, ok, slot colonia. Ora dobbiamo... Raggio caldo, gira in là, gira in là, gira in là.
Ok, non facciamo troppo perché qua sennò si impazza e va dall'altro lato. Dall'altra lato. Vabbè, ok, ci siamo capiti. La piccola dov'è adesso? Media, media. Ma quante medie ho? Ma dov'è l'altra piccola? Ah, ok. Mi sono preso un infarto. Puoi evitare di andartene via. Puoi arrivare a T3 per favore? Per piacere. Ti chiedo solo questa piccola cosa. Mi ricorda, sapete quello sketch dell'angioletto nero? Non so se lo conoscete, ma lo mandano spesso in televisione, ormai è di parecchi anni fa. Che c'era tipo il tizio che dipingeva, che chiedeva... No, un tizio che diceva a Michelangelo, ah, ti prego, tra gli altri angioletti, disegna anche un angioletto... Porca miseria, ti ho detto che devi diventare T3, mi hai capito? Oh, ma non si può ragionare con questo tizio? Appena lo molli un attimo, già che se ne parte. Oh! Alleluia, pianta media. No, era piccola, era media. Pianta piccola. E pianta grande, ma quella c'era già. Pianta media, dov'è l'altra pianta media? Ok, 1, 2, 3, ok. Ora ho bisogno degli animali che sono erbivoro. Erbivoro. E onnivoro. Yep. Ok. Ciao, vediamo se si ricaricano. Commercio, avete per caso delle altre colonie? No. No, non ne hanno più. Perché non so se mettere le altre due colonie. Vabbè, teniamocelo così per ora. Se per caso il T3 non gli bastasse, che non ce lo tiene come... non ce lo tiene memorizzato. O magari i fatti sono altri, cioè magari... Chi è qua? C'è della gente qua. Ma non me ne frega un Kaiser, noi abbiamo già sfasciato tutto. Tu sei una civiltà nascente, sei un pezzente. Noi siamo tipo 2 anni che siamo su sta serie di spore. Dai, andiamo e vediamo di cercare di raggiungere un po'. Allora, aspetta un attimo, metti pausa. Voglio capire da qua dove posso muovere. Allora, innanzitutto, che direzione devo prendere? Quella. Perché qua mi sa che non si passa. Per carità, forse di qua. Dubito. Poi comunque di qua non. Se. Per carità, non lo so. Potrebbe anche darsi. L'unica cosa è che non so dove devo. Ma da dove sono arrivato? Scusatemi. Da qua. Mi sa che non va di là. 368, 353. Andiamo là allora. Ok. Troppo lontano. 18, cos'è sta roba? Però qua sì. Mi lasciate perdere un attimo. Sono di Grox, ma non fastidio sta gente. Taglia. Non vorrei dire che ci stiamo avvicinando abbastanza, eh. Dov'è il centro? Quanta vita abbiamo ancora? Potremmo effettivamente non farcela, però voglio almeno capire se è una strada percorribile questo, se dobbiamo scartarla. Di qua si passa. Questo cos'è, un buco? No, è una stella questa, non è un buco nero. 476. Di qua non si passa. Porca pupazza. 5, 4, 4.
12. Che giro devo fare? Questa è la parte più incasinata. Devo vedere se riesco a sbloccarmi qua. Dai, 3,33, ma non è possibile. Questo 5. Mi sa che ha bloccato anche questo percorso. Sapete, ragazzi? Adesso stiamo per esplodere, tra l'altro. Perché di qua non si passa. Di qua non si passa qua. Questi sono troppo lontani. Ma se non si passa neanche di qua, che giro devo fare? Devo arrivarci da sopra, forse? Un altro giro infinito che non finisce più. Forse da là. Allora. Io mi chiedo anche, ma forse è il... Ma no, perché caratteristica astronave è il motore, è il massimo che il 5. Perché sapete, per arrivare di là che giro assurdo bisogna fare? Perché cosa poi per... Stupidi 30 parsec, 0,3 parsec, cioè. Perché qua era poi tutto a scendere. No, è proprio 3,33, sì. Dove siamo partiti adesso? Da buffo, di nuovo! Di nuovo! Questo è molto scoraggiante. Di là non si passa, quindi. Di qua forse neanche. Avevo tentato una volta, ma mi pare che non si riesca a passare neanche da quel lato. Allora, cerchiamo di... .309, questo qua sarebbe un ottimo buco nero per sbucare... No, là non ci arrivi comunque. Vai qua. Vai qua. Non lo so, non capisco niente. Vai qua. Un parsec. La. Aspettate un attimo che voglio capire dove devo andare. Sì, potrebbe essere più utile di là, però. Vai. Porca miseria, l'ansia! Dove vado qua? Dove vado? Ma com'è che sono... Sono delle tre dimensioni, porca pupazza! Allora, via di qua, via di qua... Vabbè. E se andiamo su buffo. Ritentiamo un'altra volta, ragazzi. Poi vi dovrò salutare perché il video arriva quasi al termine, ma è un trial and error senza fine, ma sta iniziando a diventare davvero pesante la situazione, perché se trovassi sti percorsi più in fretta,
abbiamo passato di qua prima, no? Dai, stiamo arrivando un pochino più lontano. Mo qua. E mo? Qua. Là c'è un buco nero, tra l'altro. Però di qua come ci si arriva laggiù? Allora, qua forse è impossibile arrivarci, ma anche di qua non lo so quanto sia fattibile la questione, perché... Allora, questi sono tutti lontani. Da dove sono arrivato io? No, sul serio, da dove sono arrivato? Da quello? Oddio. Non ho altri posti dove andare qua. Ah no, aspettate, dov'è che... Ah, qua. Su questo buco nero, non è che mi agevola magari lui. No. Ma forse... No, qua dove vado? Siamo bloccati? Mi sa tanto di sì. Mi sa che è bloccata anche da questa zona la strada, eh? Perché qua non si va da nessuna parte, qua. Ma mi sa che anche là è bloccata la strada. Altro discorso sarebbe quello di... arrivare qua e provare a fare il viaggio da quest'altro lato. Che per ora mi sembra la strada più fattibile, perché qua abbiamo visto che non ci si arriva. Si rimane bloccati qua. Qua si rimane bloccati qua. Qua è molto probabile che si rimanga bloccati in questa zona. Però non è detto, perché la questione delle tre dimensioni può darsi che... sia... un po'... una fregatura. Guardate, qua comunque c'è un... non si riesce a vedere bene stando così lontani, però... potrebbe essere magari che... vabbè. Non lo so. Guardate, noi ci vediamo nel prossimo episodio. Spero di riuscire a trovare una soluzione a tutto questo, perché... i tre passaggi che abbiamo provato per ora non funzionano, perché di qua non si può passare, ovviamente. Qua... meno che meno. Tutto questo giro qua, niente. Questo giro qua, niente. Bisogna provare questo giro qua. Poi quanti altri ne restano? Ne resterebbe uno qua. Uno qua. E basta. Tre ne restano. E niente. Io vi saluto. Vi invito a lasciare un mi piace. Iscrivervi se per caso non l'avete già fatto. Ci vediamo nel prossimo video. Buona giornata a tutti. Ciao!